Allora, bene ragazzo, noi non sogniamo. Allora, oggi facciamo noi la granita a caffè. La granita a caffè la fanno a Messina, però la fanno un po' in tutta la Sicilia. Però è messinese. Siccome noi abbiamo fatto quella al limone, ora c'è nei significa, c'è cavolo, fanno un po' di gelato, un po' di granita. E ci facciamo la granita a caffè. Ora noi abbiamo messo 1 litro di acqua sopra, 1 litro di acqua sopra, siccome ci vuole parecchio di caffè, no? E allora noi usiamo il caffè solubile, caffè solubile è chiedo in polvere. E allora per ogni litro di acqua mettiamo 4 cucchiai di caffè. Ora mi chiedo a lavare questa baffa perché io mi avrò più un po' di sale che baffa, il casolare non mi bacia più, questo che io mi avrò più. Chissà non che fatto di fare di baffa. Poi passare la baffa perché abbiamo fatto di baffa. E allora, che ci mettiamo 4, guarda, 4 cucchiai di caffè solubile, sono 2, 3 e 4. È un pochettino per me, così. Però per 1 litro di acqua. Poi prendiamo la frusta, così, e facciamo sciogliere il caffè. Perché ora io e lo zucchero o mettete a piacere. C'è quello che ci piace un pochettino più dolce, quello che ci piace un pochettino da mangiare. E ci mettiamo pure un pochettino di panna, questo è un trucchetto che vi dico io, perché serve, vedete, per non farla la granita, per non farla troppo scura, nera di caffè. Guarda, ci mettiamo un pochettino di panna che prende il colore di caffè moka, vedete? Prende il colore di caffè moka, non scura scura, perché se si mette solo il caffè poi che diventa scuro. Poi che ci sono le parecchie che usano il caffè normale, quello della caffettiera, e ci sono quelli che bolliscono l'acqua con lo zucchero per far uscire troppo e poi mescolano tutto questo, ma non c'è di bisogno, basta. Così è a posto. Allora dobbiamo mettere lo zucchero. Zucchero noi ce ne mettiamo di quanto ci abbiamo messo per il caffè. 4, 1, 2, 3 e 4. Così. Stoccolma. I cucchiai Stoccolma. Proprio il Stoccolma, sia il caffè e sia lo zucchero. E facciamo bollire un pochettino, si assaggia per vedere se è troppo dolce o è meno dolce e si aggiunge il caffè. Adesso assodiamo e quando è tutto pronto poi vi faccio vedere ancora un passaggio. Ci vediamo, tappa tappa. Allora, abbiamo messo noi 4 cucchiai di Stoccolma, 4 cucchiai di Stoccolma, perché a noi ci piace il caffè amarognolo. Se voi lo volete più dolce ce ne mettete 5, 5 e mezzo, come vi fa? Vi ricordo sempre in 1 litro di acqua. E allora, quando è tutto sciolto, no? Tutto sciolto, tutto squagliato in inglese. Perché sciolto è un pochettino, diciamo, sciolto, sciolto. Squagliato in inglese è una parola più fina, più... è tutta questa. Guarda, ecco. Ora io che vi voglio dire, la panettiera è al suo posto, perché mi dicono, certo, una canetta che ci mette gli spiaggi, sono fuori, sono... Ci lasciamo là, cioè quando fa la pace, ciamo, ciamo, sono fuori, fuori, sono... E allora,
e lo mettiamo nel contenitore così. Aspetta, no, mi stai bruciando tu. Così. Lo mettiamo contenitore così. Vedete? Ecco qua. Ora, quando è freddo, quando è freddo, questo qua si mette nel congelatore. Perché la granita che si fa oggi per domani, ma bastano 7-8 ore nel freezer. Questa, quando è fredda, la mettiamo nel freezer. Ogni mezz'ora, ogni ora, se va nel freezer, si esce la vaschetta. E si mescola così perché poi va facendo un ghiaccio, no? E si rompe, proprio va facendo un ghiaccio con la frusta, fare così e si rompe sempre. Ogni mezz'ora poi uno va e vede come se ne fa un ghiaccio. Il cristallo sempre in inglese, il cristallo insomma, un ghiaccio e si fa così. E si rompe perché la granita no, non deve essere liscia o montata o moca, che è gelato, deve essere granuloso. Ora noi questa quando è fredda la mettiamo nel freezer, quando già è pronta nel freezer vi faccio vedere ancora un passaggio. Adesso diamo e ci vediamo a tappa. Allora, il caffè quasi è freddo, noi adesso questa vaschetta la mettiamo qua. Guardate, vedete qua nel freezer. Quando poi ogni mezz'ora, ogni ora si esce la vaschetta come detto prima e si mescola fino a quando diventa granulosa. Ora noi spegniamo il video perché lo riprendiamo stasera. O domani che vi faccio vedere quando è pronta la granita e com'è che si sente. E voglio salutare lo chef Giuseppe Aleotto. Bene a tutto lo sognato. E allora, adesso vi faccio vedere com'è la granita a caffè. Granita, avete visto? La granita deve essere così, no? Perché se è troppo sciolta, di troppo un cremino poi sembra, perché la granita dice la stessa parola, così granulosa che deve essere. Avete visto? Adesso la mettiamo di nuovo nel congelatore perché dobbiamo montare un pochettino di panna che l'abbiamo qua, guardate, benissimo così e montiamo la panna. Possiamo montare un pochettino di panna e appena l'abbiamo pronta vi faccio vedere ancora un passaggio. Aiutiamo e ci vediamo dopo. E allora, la panna abbiamo montata e qua nella coppa mettiamo la granita, così, vedete? Mettiamo un po' di granita, questa è granita, così, perché deve essere così la granita, deve essere granulosa, così, ecco qua. E dopo ci mettiamo un po' di panna, così. Mettiamo un pochettino di panna, perché la granita a caffè che si serve con la panna, quella al limone, altra cosa. Questa qua è la fanno a Messina, però la fanno in tutta a Sicilia. Adesso e salutiamo
Lo chef Aleotto Giuseppe. Guarda. Ci mettiamo la panna, così. Guarda. Ecco qua. Ecco, adesso dobbiamo ripulire tutto qua, così, ecco qua, così. E la granita a caffè, quando vai a base, viene servita così, in coppa, con la panna e la brioscina, così. Questa è la granita a caffè. È pronta e speciale. Tanta salute, lo sognato. Bene a tutti.